modo ho già fatto un terzo posto in questa gara di quarta di campionato a Padulella. Oggi ho dovuto faticare non poco, specialmente nell'unica marcia disputata. Come mai? Ho faticato, ho avuto problemi alla moto e sono partito male, ho recuperato benissimo, ma poi ho avuto un guasto alla frizione, ho dovuto rallentare un pochino per non peggiorare, diciamo. Infatti inizialmente eri in seconda posizione dietro Gianni Asoro. Sì, vedevo che recuperavo a vista d'occhio, però poi è successo il fatto e ho dovuto mollare un po', diciamo. Va bene lo stesso. Claudio Chessa ha corso nella Expert Gruppo B. Come mai nella B? Purtroppo in batteria, diciamo, sono partito uno degli ultimi, quindi insomma la pista era un po' in condizioni difficili, poca visibilità e quindi non si riusciva a fare un giro lanciato. Allora sono finito in Serie B, ecco, nel senso, ma diciamo che ci siamo divertiti ugualmente, abbiamo fatto la nostra garetta, ecco, ho finito quarto. Abbiamo dovuto fare l'unica manche perché appunto le condizioni difficili della pista ci hanno prolungato i tempi, quindi abbiamo dovuto fare un'unica manche. Comunque l'importante è assicurare il divertimento e in sicurezza, e tutto il resto è andata bene, ecco. Marco Meloni ha partecipato nella Sport qui a Padulella. Ciao a tutti. Allora, della gara alla fine è andata bene, anche se è un po' polverosa. Ci siamo divertiti, dovrei aver finito quarto assoluto. Abbiamo fatto una manche. Ricordiamo che oggi la gara, purtroppo a causa delle condizioni di polvere, si è effettuata su una sola manche per le classi Sport, Esordienti ed Expert. Sì, infatti, peccato, abbiamo fatto metà gara alla fine. Però è andata bene, siamo divertiti uguali. Ed eccoci qua con Michele Soddu, ha partecipato nella Expert, purtroppo classe B. Considerando le condizioni della pista con un po' di polvere, si è deciso di separare questa categoria. Sì, appunto, avevamo una condizione un po' particolare, pista veramente spettacolare, però un caldo. Purtroppo le gare a giugno bisogna mettere in conto che possiamo trovare climi del genere, quindi bisogna veramente essere attrezzati di acqua, cosa che avevamo, però abbiamo avuto un po' di difficoltà, quindi abbiamo, per una questione di sicurezza, abbiamo preferito dividere la classe in due, la Expert in due batterie, insomma, però tutto sommato è andata bene. Con Nicola Puggioni, vincitore assoluto della classe Esordienti, nell'unica manche disputata. Nicola. Sì, sono partito bene, la gara è stata bella, subito dalla prima curva in testa e poi ho finito primo. Pista tranquilla, un po' polverosa, solo che si poteva bagnare meglio, però abbiamo fatto il possibile. Con Tonino Bianco a Padulella per la quarta prova del campionato ASI, un secondo posto. Sì, mi sono divertito, è andata bene. Avevo Danilo Fodde dietro che è sempre molto veloce, per fortuna sono riuscito a tenerlo, ma era molto più veloce di me. Inizialmente Danilo era anche secondo? Sì, inizialmente era secondo, poi ho scivolato, io ho visto la strada libera, sono passato. Gianni è andato benissimo a Sole, però le gare si vedono alla fine, ho fatto secondo, prendo un secondo posto e sono contento così. Claudio Massa ha corso nella Expert del gruppo A. È andata più o meno bene, sono arrivato quarto in qualifica con il 4,5, poi ho deciso di correre col 2,5 nella manche. Sono partito bene che mi si è spenta la moto in partenza, l'ho riaccesa subito e ho recuperato un po' fino alla quinta posizione. Con Marco Barria qui a Padulella, fatto la classe Expert gruppo A. La gara non è andata benissimo come mi sarei aspettato, peccato per la giornata che è stata lunga dovuto dalla polvere, dalla tanta polvere, però per il resto siamo tutti interi e torniamo a casa interi. Enrico Picciau, un secondo posto nella Expert gruppo B. La gara è andata abbastanza bene, sono partito secondo, purtroppo la pista è molto stretta e con la polvere ho avuto notevoli difficoltà a passare, però dai, non mi sono fatto nulla, sto bene, mi sono divertito, secondo va bene per questa volta. Mirko Piemonte, Expert gruppo A, non è andata bene? Malino anche oggi, ogni gara non me ne va bene una in partenza, sono partito bene, mi sono toccato, non so con chi era, mi hanno chiuso davanti e sono scivolato, partito ultimo, è caduto anche Gabriele Sanna, ci siamo fatti, diciamo, tutta la manche insieme a lui passava, sbagliava, lo ripassava, insomma, e poi era molto pericolosa, molto a polvere, oggi
e non volevo rischiare di farmi oltre, cioè male ancora di più. Giuseppe Cuccoro ha corso nella Expert del gruppo B e l'ha vinta. Sì, è stato emozionante, da tanti anni non correvo e insomma sono partito in testa e poi le braccia sono andate via, però ho stretto i denti, sono riuscito ad arrivare primo in lotta con un pilota che non conoscevo. Enrico Picciao, ce l'avevi sempre a ruota. Ce l'avevo sempre a ruota, sì, ho stretto i denti, era una pista polverosa, quindi di sicuro il secondo era svantaggiato. Alessandro Carboni ha corso nella Sport e l'ha anche vinta. È stata una bella gara, mi sono divertito, era molto polverosa purtroppo, però è andato tutto bene, ci siamo divertiti. Dietro di te chi hai trovato per combattere? Nessuno. Sono partito bene, ho fatto una bella partenza e sono riuscito a distaccarmi. Alessio Monaco ha corso nella 65, com'è andata? Andata bene, ho fatto due bei piazzamenti, ho fatto un secondo e un quarto e sono terzo assoluto. A fianco troviamo Emiliano Di Risi. Un terzo e un secondo posto. Come mai così? La pista non permetteva tanti sorpassi. Ti ha creato problemi la non visibilità? Un po'. Fabio Poda ha corso nella classe 80, come è andata? Allora è andata bene, è stata una bella gara. Appena abbiamo iniziato le prove libere, le qualifiche, c'era una polvere, che un mucchio di polvere. Avevo Leonardo Secci davanti, come accelerava non vedevo più niente. Ivan Muretti ha vinto le due manche della... no, una sola manche della 85, è l'unica che è stata fatta. Come ti sei trovato? Mi sono trovato molto bene perché la pista l'hanno un po' bagnata. Quanti eravate alla partenza? 4 o 5 mi sembra. Tu hai preso la testa della corsa subito dall'inizio? Sì, dalla partenza. Non hai avuto rivali per tutta la gara? Stava cercando di raggiungermi Leonardo Secci, ma non ce l'ha fatta, perché poi mi stava raggiungendo, poi è caduto e quindi sono passato in testa e mi sono calmato perché stava venendo l'ansia perché ce l'aveva attaccato. Alessio Serpi ha corso nella 65. Alessio. La prima manche è stata buona, diciamo che ci sono caduto due volte. Però ho cercato di recuperare, era l'ultimo giro e non ce l'ho fatta recuperare e sono arrivato il nono posto, ultimo. Poi la seconda manche sono partito bene e, alla fine della gara ce l'ho fatta arrivare a un quinto posto. Un bel marchio KTM. Gabriele De Luca ha partecipato nella 50 mini cross. Come è andata, Gabriele? Bene, nella prima manche ho fatto primo, nella seconda mi sono ritirato perché sono caduto. Non ti sei fatto male comunque? No, non mi sono fatto male. Con Mattia Prina qui a Paduleda per la quarta prova del campionato regionale sardo ASI. Mattia, due primi posti oggi e poi? Ho fatto due primi posti, mi è piaciuta anche molto la pista. Nella seconda manche hai dovuto combattere con Emiliano Di Risi, perché? Lui è molto forte. Ti ha fatto battagliare molto? Sì. Qui a Paduleda anche Andrea Boi, nella classe 65, con un quarto e un terzo posto. Andrea. Allora, oggi la pista era un po' difficile di mattina, poi di sera ho iniziato a ambientarmi, era un po' più facile. Nella prima manche sono partito primo, poi ho mollato e sono arrivato quarto. Invece nella seconda manche sono riuscita a tenere il terzo posto fino alla fine.